thank you «Quando me toccherà molarzo i brassi, mi no podo donarte dei tesori, mi no podo dei palazzi, perché menoni era dei pastori. Però te lasso, da porre remita, le bellezze pucare della vita. Te lasso per le prime le serene canzom delle mezzime. Te lasso le me albe, l'ila bionde, che le stende sul ciel de porcelana Fantasie dei tappeti alla persiana, te lasso i me tramonti in pastai de viola e porporina, te lasso le me baite profumate ancor dall'incenso dei tre remagi, te lasso i messenteri che i compagni compagnan mezzo al paradis della montagna, e ultime te lasso le mezzime, quertade de diamanti e de splendori, vestite de milioni de colori. Vi dico subito, cari amici telegarda che saluto sempre con grande affetto, che questo non è il mio testamento, non ho ancora intenzione di pensare a queste cose fortunatamente, ma è il testamento lasciato in versi da Giacomo Floriani, l'autore dialettale a cui noi facciamo sempre riferimenti qui sull'Alto Garda, testamento che dedica all'amico, all'amico fraterno, ingegner Riccardo Maroni, Riccardo Maroni che ci ha lasciato alcuni canzonieri, cioè alcune raccolte di poesie di Floriani nel corso degli anni anche dopo la morte di Floriani stesso. Floriani è morto nel 1968 e mi pare che Maroni sia morto nel 1993 era nato nel 1896-1993, invece Giacomo Floriani era nato nel 1889 per morire nel 1968. E eh, come si erano conosciuti eh, appunto Floriani e l'ingegnere Riccardo Maroni? Lo dice appunto eh, lo stesso eh, Riccardo Maroni all'inizio di questo canzoniere che è un canzoniere del 1982. Dice la mia amicizia con Giacomo Floriani è cominciata nel lontano autunno del 1914 quando per il suo interessamento ingaggiò, pensate un po', per me e per gli amici rivani Fausto Miori e Angelo Ballardini, ingaggiò, pensate, le guide Rigotti, Domenico e Figlio, di Nago che nella notte fra il 3 e il 4 febbraio del 15, 1915, attraverso il Monte Baldo, Gardesano, ci portarono oltre il confine austriaco in Italia. Volontari nella Prima Guerra Mondiale, ci ritrovammo alla fine del 18 nella nostra riva per cementare questa grande amicizia. Quindi sentite come i due, Riccardo Maroni e Giacomo Floriani, si erano conosciuti. Ecco, vi dico subito che questo bel canzoniere che vi ho detto del 1982, ma ne ho un altro anche del 1952, anzi 58 scusate, mi sono stati dati dalla signora Mirella Lotti, che molti conoscono perché è stata per anni bidella alle scuole medie di Arco, moglie del professor Giancarlo De Pretto che per anni ha educato alla manualità diverse generazioni di studenti. Allora le applicazioni tecniche, perché il professor De Preto era insegnante di applicazioni tecniche, allora le applicazioni tecniche significavano proprio lavorare in concreto sul, come falegname, come elettricista, come meccanico, interessantissimo eh, questo insegnamento di quel tempo e Giancarlo De Preto, appunto, è stato per anni insegnante di applicazioni tecniche. E quindi io approfitto intanto per ringraziare Mirella Lotti, ripeto, Bidella per anni alle medie di Arco e per avermi dato questi canzonieri e il professor Giancarlo De Preto che saluto caramente perché è stato mio collega di lavoro per tanti anni. E quindi ho approfittato appunto di questo canzoniere per appunto eh, parlarvi di, eh, del poeta Floriani, Giacomo Floriani. Di cui oggi voglio proporvi una poesia sulla quale poi faccio notare anche alcuni aspetti Formali. La poesia è Senteri. O senteri sperdui per la montagna che corre verso le baite dei pastori, O zughe sora i prai quertai de fiori delle fresche e ciare val, che sparì come un son de primavera per i boschi bagnati de rosada, o vizima la cima tan sognata che la tocca quasi il ciel. O in infiorai de rododendri che me a procession le pegorele fra il cantar delle bionde pastorelle, per i monti a pascolar che me sotto il ciel de madre perla fra le boche e le cime benedete fra le selve o il profunde le pinete endocanta il canta il rossignol. Quando la prima neve la ve cuerta, e la stagion la cambia al so scenari mi ve ricordo spesso Senteri cari, mi ve penso ancor de pu. E sento allora un scampanar de vacche, che pegron delle le recel me risona, quell'aria mbalsamada, e sempre bona, mi me par de respirar. E vedo le mezime e le mesenge che le menvida piene de carezze, vedo ancor quel muccio de bellezze che no pos de smentegar. Ecco, voi sentite questa poesia di Floriani, attualmente è un dialetto rivano, per cui ho cercato anche di mantenere la pronuncia rivana, spero di non aver fatto qualche errore, altrimenti i cugini rivani eh, me le mandano a dire, ma questa poesia eh, mi serve per far notare alcune curiosità eh, che appunto mh, presenta Floriani nelle sue poesie. Per esempio, vedete, questo core vers le baite dei pastori, vers, ecco, per esempio, lui ci mette l'accento su questo vers, che sta per verso le baite. Ecco. Una parola italiana che è già con l'accento aperto, lui vuole accentarla comunque con l'accento aperto. Poi, ovizima la cima tant sognada. Ecco, quando c'è questo scontro fra la t e la s, due consonanti, col tant, io per esempio eh, ten sono tentato di togliere la t e dire tan sognà, sognada o sognada, sognà, quindi si toglie la t. Eh, naturalmente Floriani, chiaramente il poeta massimo dell'Alto Garda, lui tiene la t e va benissimo. Poi, beh, il rossignol, ecco, io probabilmente prima ho detto il rossignol, il rossignol, quindi mi raccomando, la o chiusa arriva, qui ad Arco diciamo il rossignol. Ecco, poi la, la, la cosa curiosa, mi ve penso ancor de pu, ecco, penso, vedete, Floriani mette l'accento tonico, cioè la e, e l'accento fonico chiuso sulla e, quando forse non sarebbe necessario, penso, si dice penso, non è che si può pronunciare, ecco, ancor de pu, ecco, Floriani sul pu, che corrisponde al più italiano, non mette assolutamente l'accento. Ma andiamo avanti. E sento, ecco vedete, sento, lui mette l'accento fonico chiuso, quindi lui dice e sento allora scampanar de vache, quindi sento, io probabilmente ho pronunciato sento e mi scuso, ma ho detto che Floriani è rivano e quindi ha questi accenti diversi da noi archesi, probabilmente mi è sfuggito anche perché la mia vista non è più quella più di qualche anno fa. Quell'aria imbalsamata è sempre, beh qui, bona, qui sono stato molto attento a pronunciare la O chiusa, mi pare di respirare. e vedo le me zime. ecco lui tende, Floriani, a accentare sempre il me, eh? le mie, le mie zime, le me senge, le senge sono le, le cenge, i passaggi appunto all'interno delle rocce, quindi vedo le mezime, le mesenge, e lui accenta il me appunto con l'accento fonico chiuso. Che le menvida piene de carezze. Ecco, mi piace far notare che Floriani raddoppia questo carezze. Vedo ancora quel mucio de bellezze. Ecco, una L, però doppia Z, proprio per obbligare il lettore... Eh, e Anche colui che vuole mettersi a scrivere in dialetto alto-gardesano, per obbligare questa persona a rafforzare la pronuncia della lettera Z. Che no, ecco che no posso desmentegar. Ecco quel no, lo accenta anche lui, vedete, con l'accento, come ho sempre detto io, con l'accento fonico chiuso, ecco che no posso desmentegar. Ecco, posso ci mette un bel accento fonico aperto o a, mm, pos. E con una S soltanto, a differenza di molti che invece ne mettono ben due. Ecco, voglio concluderlo questa, questo, questo incontro con una veloce parafrasi della poesia che vi ho letto, appunto: Sentieri, cioè sentieri. O sentieri sperduti per la montagna, che correte, cioè che andate verso le baite dei pastori, o giocate sopra i prati coperti di fiori delle fresche e chiari vallate che sparite come un sogno di primavera, come un sogno primaverile, per i boschi bagnati di rugiada o vicino alla cima tanto sognata che tocca quasi il cielo o sentieri ricoperti di rododendri, infiorati di rododendri che portate a processione le pecorelle fra il canto delle bionde pastorelle per i monti a pascolare, quindi che portate in processione le pecorelle lungo i monti a pascolare fra il canto delle bionde pastorelle, che me sotto il cielo di madre perla, cioè che portate sotto il cielo di madre perla fra le aperture, le bocche, le bocche, le aperture nei monti e le cime benedette, fra le selve, fra i boschi, o il profumo delle pinete, dove canta l'usignolo, quando la prima neve, l'avequerta, vi copre, voi sentieri, il soggetto, eh, a cui, cioè il soggetto, la, la parola a cui si riferisse sempre i sentieri, quindi quando la prima neve vi copre e la stagione cambia il suo aspetto, io vi ricordo spesso cari sentieri. Anzi, vi penso ancora di più. E sento allora uno scampanio di vacche, cioè il suono tipico dei campanacci delle vacche che pigro mi risuona negli orecchi. Quell'aria balsamada è sempre buona, ecco, quell'aria balsamada. Qui in Balsamada mi dà quasi l'idea del balsamo più che L'aria bloccata lì da un'imbalsamazione, quell'aria profumata e sempre buona, mi pare sempre di respirare. E vedo le mie cime e le mie cenge, questi passaggi nelle rocce, che mi invitano piene di carezze, vedo ancora quel mucchio di bellezze, quelle tante bellezze che non posso desmentegare, che non posso. Dimenticare. Bene, finisco adesso veramente, non c'è vocabolarietto, con un qualcosa che trovo all'interno di questo libro che ripeto mi è stato dato da Mirella Lotti, che ringrazio ancora. Dice: Questo volume vuole essere una documentazione completa, precisa, umana di quanto Giacomo Floriani ci ha lasciato. Ecco. Noi, d'ora in avanti, useremo spesso questo libro, eh, che dalla copertina dimostra i suoi anni, non perché è rovinato, ma proprio per come è fatto, questo, questa copertina, come è fatta. Noi useremo spesso questo libro proprio perché riteniamo di riferirci ogni tanto a Giacomo Foriani. Riteniamo che riferirci a lui sia abbastanza obbligatorio, anzi direi quasi necessario. Bene, adesso ho proprio finito, saluti a tutti e arrivederci alla prossima puntata ricordando non è mai troppo tardi per imparare il dialetto.